I primi 30 anni di attività dell'International School of Space Science, diretta dal professor Umberto Villante, che l'ha anche fondata, sono stati celebrati nella magna dell'Università di Scienze Umane per raccontare ciò che la scuola ha fatto e fa in un settore molto importante per la città, attorno al quale gravitano scienza e ricerca, con molte aziende che si occupano di spazio. A portare i saluti dell'università, con la quale la scuola collabora in modo stretto, il rettore Edoardo Alesse e la scuola internazionale, che rappresenta un'importante eccellenza in questo campo, ha formato e forma grandi professionalità che provengono da tutto il mondo. La scuola è espressione del consorzio interuniversitario per la fisica spaziale. Oggi si colloca in una città che spesso viene definita città della scienza. L'obiettivo è la formazione, ma anche aprire a nuovi progetti e a nuovi orizzonti lavorativi per i giovani. La scuola organizza corsi internazionali nei vari campi delle scienze spaziali, astrofisica ed astronomia, cosmologia, fisica del sole e dello spazio interplanetario e altro. Come docenti vengono invitati i più autorevoli scienziati del settore. Gli studenti vengono invece selezionati sulla base del curriculum e degli interessi scientifici, e si tratta di giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo. Nel corso di questi 30 anni la scuola ha organizzato 36 corsi, coinvolgendo globalmente circa 2.000 studenti e 750 docenti. Questa scuola è partita 30 anni fa, quando ancora non si parlava di città della scienza, proprio perché era la mia convinzione di doverci proiettare in quella direzione, e quindi decisi, con la collaborazione del Consorzio Interuniversitario della Fisica e dello Spazio, di lanciare una scuola internazionale nei settori di mia competenza, che sono quelli dello spazio. Ed ovviamente era significativo il fatto che il settore spaziale fosse importante per il nostro territorio. La scuola, più che produrre dei risultati immediati, forma delle professionalità in tutti i settori di punta dello spazio. In questo senso noi leghiamo i nostri corsi alle missioni spaziali che stanno per partire e formiamo dei giovani che provengono da tutto il mondo per poterli inserire ciascuno in questo progetto. Ed infatti quasi tutti i giovani che hanno partecipato ai nostri corsi occupano oggi posizioni di prestigio in enti di ricerca in tutto il mondo. Lunedì cominceremo una nuova scuola dedicata al magnetismo sul sole, e anche su questa abbiamo raccolto iscrizioni da tutte le parti del mondo.